Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma all'Hotel Summit. Siamo alla giornata conclusiva e siamo in compagnia graditissima di Mina Welby. Mina Welby che è intervenuta alla Commissione Diritti e Libertà, se non sbaglio, con appunto un suo intervento e di questo ci parla. Sì, io sentivo molto impertinentemente dentro di me questa la richiesta di chiedere una legge sull'eutanasia e sulla legalizzazione, sulla depenalizzazione del suicidio assistito e dell'eutanasia in Italia. E a me sembrava proprio, cioè mi sembra proprio di vedere l'Italia non solo in una crisi economica, ma in una crisi culturale generalizzata e politica, dove non c'è proprio contatto nemmeno con i paesi più evoluti dell'Europa. Molti paesi hanno, come la Germania per esempio, almeno una legge sul testamento biologico, l'Austria pure, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra con il suo common law. Anche lì però per quello che riguarda il diritto di lasciare questa vita in modo senza sofferenza e tranquillamente non viene rispettato, devono venire ancora in Italia, in Svizzera anzi, dove ultimamente una signora è andata a morire e ha rilasciato prima di morire una testimonianza molto forte, dove ha incolpato e ha denunciato il suo proprio paese, l'Inghilterra. Ora, il fatto che io abbia chiesto questo è anche un fatto di non di protesta, ma di sensibilizzazione, perché quello che si sta facendo in Italia, il non curare adeguatamente i malati, è praticamente spingerli a terminare la propria vita, perché dove una persona non vede, non si vede aiutata e assistita anche la propria famiglia, dove tutta la famiglia deve portare il peso delle cure e dell'assistenza, tante volte una sola persona, che è la moglie o il marito o una figlia, o anche se sono due persone, ma è una cosa pesantissima. Queste persone poi si lasciano morire, non vogliono essere tracheotomizzate, anzi non vogliono più essere nutrite e si lasciano morire. Anche questo succede ed è successo negli ultimi anni e ci sono anche delle persone che lo dicono apertamente, ma le famiglie non lottano insieme a noi. Noi potremmo con queste richieste, insieme a loro, se loro facessero la lotta insieme a noi, si potrebbe fare una lotta pubblica e sensibilizzare meglio la politica, mentre la politica sta molto lontana dai cittadini. Quindi io mi sono sentita spinta a fare questa richiesta, anche se non è una cosa inerente a un congresso come questo di transnazionalità, però non mi vedevo completamente inserito in un contesto dove si chiedono l'osservanza di tutti i diritti degli uomini e delle donne, mentre da noi questo manca. Ecco, io vorrei, questo l'ho detto, vorrei portare in Italia un video, un documentario olandese che io ho visto a Trieste in un seminario dove si parla appunto sull'eutanasia, dove si vede come i medici accompagnano le persone, dove le persone vengono aiutate e assistite e dove il medico rimane in un continuo dialogo con loro, ma tante volte il malato poi
recede oppure muore prima di quello che possa decidere il medico. Quindi non è come si dice qui in Italia, oggi chiedo e domani il medico provvede a che tu te ne vai all'altro mondo. Non è così e non si fanno morire i vecchietti e gli handicappati, non è assolutamente questa cosa. E non si fanno morire i bambini malformati o bambini in gravi difficoltà. Questo sarebbe veramente da studiare e io vorrei portare questo filmato in Italia, la documentarista introdurrebbe, perché ha fatto degli studi approfonditi, io vorrei portare anche altre persone che hanno fatto delle indagini e delle inchieste su questo tema e in questa maniera dare la possibilità a noi radicali in modo particolare a parlare in modo sensato e con cognizione di causa e non entrare, non farci trascinare in discussioni fuorvianti perché rasentano veramente malinformazione, perché vengono portate degli esempi che sono fuorvianti e non attendono alla vera cosa, al vero senso su eutanasia, suicidio assistito, eccetera. Ecco, io spero che si riesca a fare progettare qualche cosa entro la prossima primavera in Italia. Peraltro, Mina, ricordiamo, io questo già ti avevo detto che era, te ne avevo parlato in quest'estate, l'ultima estate, quando abbiamo fatto un lungo film intervista insieme a te, grazie alla tua gentilezza, che a dicembre, fra poco, cioè già siamo a dicembre, ma fra poco c'è una commemorazione, sono 5 anni che Piero, il suo corpo è morto, non le sue idee. Le sue idee assolutamente no, infatti. Sono ancora forti e veramente con richieste impertinenti, dico io. E faremo anche il 20 una commemorazione di lui dove ci saranno dei musicisti che porteranno e presenteranno un loro disco con anche dei disegni di disegnatori importanti italiani. Diamo questo appuntamento, dove e quando? Non si sa ancora dove. Okay, va bene. È sicuro il 20 dicembre, sarà introdotto probabilmente la mattina da una conferenza stampa e poi nel pomeriggio serale ci sarà un piccolo evento dove si leggeranno e si vedrà, si conoscerà Welby non solo come politico, non solo come co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, non solo come radicale ma anche come scrittore, come artista, e sarà valutato anche come questo. E ci sarà anche un altro gruppo di un altro musicista romano che presenterà anche un suo videoclip con una musica. E allora, l'uno è intitolato, questo del romano Turiziani è intitolato Ho sognato che volavi, e invece l'altro è Ora, che parla in un modo tipo rock della sua richiesta, e insieme in questo cofanetto vengono appunto fatti dei disegni alle persone che hanno danno questa idea del andare via, dell'essere incatenato e di voler andarsene. Mina, noi ti ringraziamo tantissimo della tua collaborazione per portare avanti queste idee. In chiusura di intervista facciamo un saluto anche ad altre oltre a te, due splendide donne che ci aiutano in questa battaglia, che sono Iva Boldini e Stefania Mulè. Sì, vi saluto veramente caramente e grazie ragazze, e spero che lavoreremo ancora insieme. D'accordo, e noi lo promuoveremo. Grazie ancora, grazie a Mina. Grazie. Ciao.